Buongiorno a tutti, Salve a tutti. qui vi parla Claudio Simeone insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti per trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo ogni giovedì da Radio Gamma 5 su 94 FM. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Bene Francesco, cosa te ne è sembrato della trasmissione con Sì, Franco? una bella trasmissione, l'ho sentita che ero in macchina mentre ero in viaggio ed è una bella trasmissione, beh, ben riuscita, ben impostata, visto anche che sono state delle reazioni da parte delle nullità, però quello che è fondamentale è proprio sempre l'affermazione di un concetto, cioè nel senso che ci troviamo di fronte a un avversario che è sempre più schifoso, sempre più mostruoso, sempre più orribile e che bisogna assolutamente fermarlo. Nel senso che sono cose troppo atroci, nel senso che qualche volta dicono, qualcuno mi ha detto parlando recentemente, fa, sì, ma voi potreste essere quello che volete senza nessun problema, sì, però noi potremo farlo perché non andremo mai a intaccare gli altri, perché noi abbiamo un concetto che è la tolleranza, e invece loro il concetto della tolleranza non ce l'hanno e lo rifiutano, i monoteisti. Facciamo un esempio concreto. Il Corriere della Sera riporta sulla pagina culturale delle frasi scelte dagli autori. Un autore super cattolico, premiato dal Papa, collaboratore del Papa, ha proposto al Corriere della Sera una frase per la pagina della cultura. La frase si chiamava La tolleranza. E Messori ha proposto questa frase, diceva, la tolleranza, sì, non esistevano anche i casini una volta. Come intellettuale cattolico, amico del Papa, ha un grande concetto della tolleranza, del rimorso della tolleranza. Per i cristiani l'unica tolleranza ammissibile è quella delle case chiuse. Sì, ma Cioè, un intellettuale che ha fatto un libro con il Papa, un intellettuale premiato alla scuola di cultura cattolica di Bassano del Grappa un paio d'anni fa, il massimo esponente, un autore che scrive qualche ragione per credere, certo che ha qualche ragione per credere a queste Sì, idiozie, dice la tolleranza, sì, per loro, come tieni cristiani propongo la tolleranza nelle case chiuse. presente che noi andiamo anche oltre il concetto di tolleranza, Sì, cioè no, per noi la tolleranza è già un concetto abietto, cioè perché devo tollerare un altro che la pensa diversamente? Uno che la pensa diversamente non è che io lo devo tollerare, deve esistere perché il concetto è quello dell'esistenza. sì, ma infatti tolleranza significa ammettere l'esistenza e la possibilità che l'altro si manifesti o che sia quello che è. La tolleranza implica però anche un concetto, cioè di impedire all'altro di fare togliere questo Il principio. concetto di tolleranza nasce dall'esistenza dell'intolleranza, cioè Esatto. da una normalità di intolleranza costruisce un concetto di tolleranza, però nel paganesimo va anche oltre a questo, cioè neanche la tolleranza è ammessa, nel senso che non va Sì, ma ammesso difatti vedi. nessun concetto, non va ammesso nessun concetto di bloccare il pensiero degli altri, cioè, per cui è assurdo. Sì, no, ma infatti però è un principio che vivendo in una società in cui esiste una malattia, che è il monoteismo, che il cristianesimo è una malattia, che è una perversione, che è una distruzione, che è una forma di autolesionismo, di autodistruzione, vabbè, i cristiani possono anche essere masochisti, lesionisti, possono essere così, però non possono imporlo agli altri, cioè non possono dire anche gli altri dovete essere scemi come siamo noi cristiani. Cioè, se voi cristiani siete scemi, tenetevi la vostra stupidaggine, non venite a proporre come unico modello il vostro comportamento. Allora, Perciò c'è la necessità di combattere anche proprio contro questa posizione. sì, c'è anche la necessità di combattere in assoluto, cioè proprio nel senso che è primario, è Sì. vitale in questo momento storico. Poi non è neanche un combattere, perché non è una posizione è una posizione che non dovrebbe nemmeno esistere. Cioè, dal punto di vista costituzionale, dal punto di vista di quello che è il diritto civile, una posizione di impedire a un altro di pensare, di esprimere il proprio pensiero religioso, etico, morale, non dovrebbe neanche sussistere, cioè dovrebbe essere una roba talmente aberrante. Sì, no, ma vedi, il cristianesimo arriva oltre, cioè nel senso che va anche a distruggere non soltanto quello che può essere il pensiero, ma anche il comportamento. Cioè noi abbiamo quella maschera bianca che è in San Pietro, che non è Pulcinella, che viene a dire che fa, sì, fare sesso in maniera libera porta al cancro. Sì, beh, siamo Cioè, arrivati alla. Che sì, cioè, renditi conto che, poi è esattamente il contrario. sì, no, ma poi c'è anche da spiegare da dove viene questa informazione, perché per fortuna io e il Papa leggiamo le stesse cose, per di conseguenza lui li interpreta in una maniera e io interpreto nell'altra.
Ora, questa informazione che fare sesso in maniera libera porta al cancro è frutto di una ricerca fatta in Israele un paio d'anni fa, in cui viene selezionato, discriminando in base a dei principi non, diciamo, scientifici, un campione di donne. E si arrivò, perché si fece questa ricerca in Israele? Per dimostrare che le donne israeliane avevano meno cancro all'utero perché i mariti erano circoncisi. Cioè, per dimostrare la bontà della circoncisione. E questa fu l'unica ricerca medica che fu fatta, mi sembra, 3 anni fa in Israele. Logicamente, cosa fu fatto? Fu selezionato chi non era malato. Di conseguenza, se io discrimino il campione che vengo a prendere, se trovo 1000 persone di cui 300 sono malate, ne prendo 700 e faccio il campione su 700. E trovo che tutte quante, cioè, non sono malate, di conseguenza dico, queste qua che hanno rapporti con il marito, che il marito è circonciso, non hanno cancro all'utero. Ma allora, però logicamente questa significa astuzia, io... è menzogna, cioè nel senso che vado a costruire una finta, certo, pretesa scientifica. Sì, ma è come che andando in chiesa allunga la vita, no? La stessa cosa. No, perché esistono delle ricerche mediche che dicono che ad esempio la preghiera profonda va ad alterare il ritmo del cuore e può portare all'infarto. Cioè, esistono anche queste. Logicamente in Italia queste cose non vengono dette. Comunque, però... sì, vabbè. Cioè, nel senso che, vedi, si fa di tutto pur di distruggere anche il corpo, cioè nel senso che una cosa importante è il corpo, perché le persone possono fare, e si va a inculcare e dire che anche il loro comportamento naturale, cioè al di là di un comportamento culturale, è pericoloso. Comunque il sesso allunga la vita. Fare sesso, fare in maniera buona, fare in maniera bella, fare in maniera piacevole, fare in maniera che coinvolga i partecipanti, qualunque tipo di sesso, qualunque pratica sessuale fatta con piacere, fatta con coinvolgimento, sì, ma... allunga sempre la vita. Quello che ho sentito io invece è di Aiuti, che diceva sì che c'è qualche caso, ma sono più infezioni virali, cioè nel senso che se uno è già malato di suo può trasmetterti la malattia. Sì, no, ma sai qual è, però è... sai qual è lo scopo di tutta questa affermazione? Che siccome appunto c'è sempre la vita, sicuramente si arriverà che a un rapporto sessuale che può formare la vita, si pretenderà la presenza del prete per il battesimo immediato dello spermatozoo. Sì, perché d'altronde è l'inizio della vita, sai che la loro campagna sull'aborto alla fine si arriverà a questo, nel senso che si avrà il prete del matrimonio che al momento di ogni rapporto andrà a benedire il rapporto. Va bene. Però comunque vedi, cioè, al di là della battuta, è veramente pericoloso che di fronte a questa situazione ci sia ancora, nessuno reagisca a simili affermazioni e si crea un terrore che non è soltanto un terrore culturale o che non è un terrore intellettuale. Si è reagito in realtà, non è che non si è reagito, ma si è reagito nel solito. Nessuno gli ha detto del pagliaccio. Esatto, cioè nel solito modo bisogna essere, fra virgolette, rispettosi, bisogna essere sottomessi. In realtà, se guardate bene, la notizia è sparita fin dal giorno dopo. Sì, cioè, ma... dal giorno dopo, dai giornali, dopo la battuta, la notizia era completamente sparita, perché era una cazzata talmente grossa, talmente aberrante, che si vergognavano di difendersi. Cioè, era indifendibile, anche perché va contro la vita. Per cui la reazione c'è stata, però c'è stata sempre quella reazione di scappare, del fuggire, del sottrarsi. Sì, ma questo dimostra quello che diciamo noi, cioè so che il monoteismo in 2000 anni non è cambiato e non cambierà mai. E non c'è speranza di poterlo modificare dall'interno o che si possa adeguare alla vita. Sarà sempre contro la vita e sarà sempre nocivo. Non si potrà, qualcuno dice, no, col passare del tempo si adeguerà all'esistenza delle persone e sarà più umano. No, il monoteismo sarà sempre perversione e sarà sempre contro la vita. Cioè non c'è speranza. Sono nascosti, ma saranno sempre... Ma i monoteisti saranno sempre questo e sono sempre stati questo. Cioè dice, no, ma la Chiesa ultimamente si è adeguata. Non è vero, perché non possono adeguarsi in quanto hanno avuto una rivelazione iniziale e da quella non possono scappare. Quella è verità. Verità che sottomette. Loro hanno avuto un inizio e da quell'inizio non si può cambiare. Allora, ricordo sempre, io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Conferenze che teniamo qui in sala dibattiti a Radiogamma, via Belzoni 9 a Cadoneghe, sarà il 30 ottobre 1999 alle ore 17. Il titolo della conferenza è Stregoneria, paganesimo politeista, stupro e pederastia. 7 sottotitoli che vi ho già letto precedentemente. Il nostro modo di vedere la vita, o almeno un modo, alcune sfaccettature del modo pagano di vedere la vita che verranno presentate.
e seguirà un dibattito con le persone presenti, per cui penso in 40-45 minuti di esplorare il tutto, insomma, anche perché un po' a memoria, un po' leggendo, un po' con gli appunti che ho fatto, la traccia verrà pubblicata per quanto è possibile, e dopodiché seguirà un dibattito. Sì, comunque chi vuole leggere la traccia è disponibile su internet, sulla mailing list, perché tu l'hai mandata la mailing list, e poi esatto. So chi va a vedere l'archivio dei messaggi della mailing list trova anche la traccia della conferenza, perciò uno vuole arrivare un attimino preparato, vuole avere un'idea di massimo, trovo la traccia della conferenza già su internet. E l'indirizzo della mailing list è sempre http://paganesimo.listbot.com. Esatto. Questo è appunto la mailing list, siccome c'è l'archivio, vedi archivio e c'è anche la traccia della conferenza. Ecco. Beh, questa traccia è comunque questa, è la conferenza che teniamo. Adesso andiamo avanti con gli oracoli caldaici. Mm-hmm. Che mi hanno chiesto anche martedì sera, ma a cosa servono questi, quello che leggi degli oracoli caldaici? Allora, gli oracoli caldaici sono delle visioni della stregoneria avvenute dal primo al secondo secolo, si dice, dopo Cristo, e sono state riprese dai neoplatonici ed usate queste. Adesso abbiamo le tracce, probabilmente una volta abbiamo i frammenti, una volta era più completo il discorso, probabilmente si ritroverà anche. Vennero usati dai neoplatonici insieme al platonismo per costruire il neopaganesimo. Cioè il neopaganesimo viene descritto praticamente da Porfirio, Plotino, Proclo, Giamblico e gli altri, e viene definito per quello che loro riuscivano ad interpretare degli oracoli caldaici. In realtà l'interpretazione degli oracoli caldaici era sparita, erano rimasti gli oracoli, cioè gli oracoli scritti, le parole, e le parole vennero interpretate attraverso il platonismo. Cosa fecero i neoplatonici? I neoplatonici praticamente dettero al cristianesimo su un piatto d'argento tutti quei principi, tutti quegli elementi che servivano per costruire il Dio buono, il fine del Dio, il fine delle trasformazioni, l'anima, i passaggi dei messaggeri che poi chiamarono angeli e così via. Praticamente il neoplatonismo fornì al cristianesimo degli strumenti con cui il cristianesimo soggettò gli esseri umani. Qual è il nostro compito? Il nostro compito è quello di riprenderci i frammenti rimasti e dare l'interpretazione della stregoneria, l'interpretazione del paganesimo. Naturalmente noi non diciamo questa è la vera, autentica, assoluta interpretazione di quello che è gli oracoli caldaici completi. Noi diciamo i frammenti rimasti degli oracoli caldaici vanno interpretati dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria in questo e solo in questo modo. Pertanto è una sfida che noi lanciamo anche ai pagani antichi, cioè ai neoplatonici antichi, per riuscire a rimettere le cose in sesto, come tutti gli altri libri che ho scritto hanno questo compito, hanno il compito di definire dei principi sui quali andare a costruire la vita. Naturalmente la vita poi andrà a modificarli probabilmente alcuni di questi principi, andrà a costruire cose nuove, andrà ad affrontare momenti diversi, magari scoprirà che queste sono piccole cose rispetto a un universo infinito che gli sta davanti, però questa è la nostra sfida. Va bene, faccio alcuni oracoli, Francesco, poi apriamo le telefonate, farò solo 3-4 oracoli, non di più. Allora, siamo arrivati all'oracolo 105, frammento 105, sempre frammenti si parla e anche di pochissime parole. Infatti il frammento 105, per esempio, fa puntini, 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 nel tuo animo non spegnere, puntini, puntini, puntini. Che cosa si può spegnere nel mio animo, riferito a quanto si è detto fino ad ora negli oracoli caldaici? La mia volontà, la vitalità con la quale alimentare le mie determinazioni, la mia passione per la vita, questo si può spegnere nel mio animo, questo può avvenire soltanto se io rinuncio a prendermi nelle mie mani la responsabilità della mia esistenza, accettando la sottomissione nell'attesa della mia distruzione. Cosa non devo spegnere nel mio animo? La passione per la vita. Cosa non devo spegnere nel mio animo? La determinazione con la quale costruire il Dio che cresce, rispondendo al bisogno di divenire nell'eternità dei mutamenti. Questo è il significato, e solo questo significato può avere. E vediamo al frammento 106, puntini, 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 attenzione, qui siamo a uno dei frammenti più, secondo me, più rivoluzionari di quello che è la storia anche degli oracoli caldaici. Dice: o uomo, artificio di una natura audace.
sono convinto che questo frammento ha fatto uscire pazzi gli interpreti che si sono succeduti nel corso dei secoli. Proclo commentava gli oracoli caldaici, non li scrisse. Il suo commento è relativo al platonismo e alle cognizioni che egli era riuscito a trovare. Nemmeno i cristiani riuscirono a trovare delle spiegazioni ragionevoli, eppure la soluzione è più semplice ed è sotto i loro occhi. L'essere umano è un prodotto dell'essere natura come tutte le sue specie. Ripeto, l'essere umano è un prodotto della natura come tutte le sue specie. L'educazione a priori degli interpreti degli oracoli caldaici non ammettono questa possibilità. Per loro l'essere umano è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo e non può essere in nessun caso il prodotto della natura. Gli stregoni hanno sempre saputo di essere compresi in un insieme di consapevolezze con le quali camminano insieme nell'infinito dei mutamenti. Gli estensori degli oracoli caldaici sapevano questo, mentre gli interpreti partivano dal presupposto che gli esseri umani erano creati da un padre padrone al quale avrebbero finito per tornare. L'essere umano è una delle molte specie dell'essere natura, nato e sviluppatosi in situazioni particolari, come avviene per ogni specie dell'essere natura. Non è la creazione di un qualche dio pazzo al quale qualcuno lo vuole sottomettere. Perché l'essere natura, nel costruire le condizioni attraverso le quali è venuto sviluppandosi l'essere umano, fu audace? Perché l'essere umano ha le mani per continuare le trasformazioni attraverso le quali contribuire a trasformare l'essere natura. L'audacia dell'essere natura consiste anche sul fatto che quest'essere potrebbe distruggere se stesso assieme con tutta la natura. Fu un atto di audacia estrema, quella messa in campo dall'essere natura nel favorire le condizioni che hanno portato allo sviluppo dell'essere umano. Furono esigenze dell'essere natura e furono esigenze dell'essere terra che stipularono un patto per la reciproca trasformazione. Sì, fu una natura audace a costruire le condizioni affinché questa specie si sviluppasse. Non furono i desideri di un dio pazzo che popola l'immaginario dei disperati che vogliono portare il mondo alla disperazione. E passiamo al frammento 107, che è un po' più lungo. Non porre mente ai confini infiniti della terra, non nasce in essa l'albero della vita, e non calcolare la misura del sole a furia di tavole, per eterno volere del Padre esso si volge, non per te. Lascia perdere il ronzio della luna, è per opera della necessità che corre sempre. La processione degli astri non è stata generata per te. L'ampia palmatura delle ali degli uccelli nel cielo non è mai veritiera, e non lo sono le sezioni di vittime e intestini. Tutti questi non sono che giochi e fondamenti di una frode venale. Fuggili se vuoi dischiuderti le porte del giardino sacro della pietà, dove virtù, sapienza, ordine armonico si adunano. Questo è il frammento 107, è uno dei frammenti più lunghi che ci sono rimasti degli oracoli caldaici, per cui faremo il commento a questo e poi passeremo alle telefonate. Questo frammento si ricollega al frammento 103, in cui si afferma non alimentare la fatalità. In questo frammento si citano degli esempi attraverso i quali veniva alimentata la sottomissione dell'individuo alla fatalità. I frammenti citati sono delle condizioni che hanno aperto le porte all'avvento dell'orrore cristiano. Inutilmente gli oracoli caldaici misero in guardia contro quelle pratiche. Quando quelle pratiche erano attività di uomini che costruivano il futuro, avevano un significato. Quando quelle attività caddero nelle mani di chi le usava per costruire sottomissione, divennero pratiche abiette. Pensare ai confini leggendari della terra in cui nasceva l'albero della vita, o l'Eden. Tutti gli stregoni sapevano che l'albero della vita ci circonda e pianta le radici là dove incontra le condizioni per farlo. Era assurdo inchiodare l'attenzione degli esseri umani in terre lontane o in situazioni mitiche quando la meraviglia dell'universo ci sta attorno. Il non calcolare la misura del sole sta ad indicare di non tentare di prevedere il futuro attraverso i movimenti dell'essere sole.
questo si muove per il proprio intento, esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni. L'essere sole non si muove per favorire le tue interpretazioni. Gli esseri umani vuoti pensano a trovare il modo attraverso il quale interpretare la fatalità che li circonda. La fatalità ci circonda in quanto noi ci siamo immersi nell'inconsapevolezza e viviamo l'esistenza estendendo il rifiuto a chiamare le cose col loro vero nome. Allora la fatalità avvolge la nostra ignoranza e anziché sviluppare la nostra conoscenza, la nostra consapevolezza, cerchiamo la dipendenza da un Dio padrone che ci indichi la strada per uscire dal buio in cui ci troviamo. Ma non c'è nessun Dio padrone e si finisce per essere dipendenti da noi stessi, dalle nostre paure e dalle nostre angosce, con il risultato di diventare preda impotente a disposizione di qualunque cacciatore. Lasciate perdere il ronzio della luna. Spesso chi traeva previsioni ascoltava la luna o il rumore delle fonti, interpretando attraverso le sue impressioni le sensazioni che ne traeva. Non era il piacere per il mondo circostante, l'intuire dell'essere umano appassionato che attraverso la sua percezione fonde la propria energia vitale con le coscienze di sé che lo circondano. Era l'avidità di chi vuole conoscere per impossessarsi, la stessa avidità che produce l'egocentrismo di pensarsi destinatari del messaggio degli astri, che ha condotto poi all'egocentrismo degli interessi di un fantasioso Dio creatore. Lo stesso vale per tutte le altre pratiche di indovini. Una cosa sono i messaggi che dal mondo circostante ci arrivano e un'altra cosa è considerarsi padrone del circostante e destinatario di messaggi privilegiati. Lascia perdere le interpretazioni delle viscere, era praticata dagli aruspici, o l'interpretazione del futuro dal volo degli uccelli. Queste pratiche non sono necessariamente false. Per l'essere umano che costruisce il Dio che cresce dentro, possono avere un significato anche nella ragione della relazione che intrattiene col mondo circostante. In ogni caso, anche per lui sono solo giochi sui quali non costruisce le sue scelte. Quando queste pratiche sono vendute al fine di catturare l'attenzione degli esseri umani, allora sono solo inganno, non sono espressione del Dio che cresce dentro un essere umano, sono espressione di costruzione di dipendenza per chi disperato dal mondo cerca la consolazione del proprio fallimento, sono fondamenti di una frode venale. Se vuoi dischiuderti le porte dell'Olimpo, se vuoi trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, se non vuoi coltivare la disperazione che genera sottomissione, devi fuggirli. Prendersi nelle mani la responsabilità della propria vita, togliersi dal centro del mondo, usare le proprie determinazioni e la propria volontà, sospendere il giudizio, praticare lo scetticismo, sospendere il dialogo interno, praticare meditazione e contemplazione, ascoltare le correnti vegetative, praticare la follia controllata, ascoltare il mondo attorno a noi, praticare l'intento, palpare il mondo, praticare l'agguato, chiedersi il perché delle cose, praticare il sognare, chiamare le cose col loro vero nome. Questa è la pratica che dischiude al Dio, che dischiude al Dio che si costruisce le porte del giardino degli dèi, il giardino sacro della capacità dell'essere umano di ascoltare le voci degli dèi, pietà. Ricordiamo che pietas nel paganesimo è la capacità di ascoltare le voci del mondo che ci circonda, e basta, sviluppando virtù, ordine armonico e sapienza. Questa è da cercare, non alimentare la fatalità con la sottomissione. Quando si sottomette alla fatalità, si aprono le porte alla disperazione, al Dio padrone che, figlio della fatalità, divora il divenire e le trasformazioni dagli esseri umani sottomessi. E questo è il frammento 107. E per oggi qui mi fermo. Francesco, ci fermiamo qua. Sì, dove vuoi intanto. No, ci fermiamo qua, adesso andiamo avanti con gli altri discorsi, con telefonate e altre cose, perché ho visto che sto caricando abbastanza sulle persone, è un lavoro da fare, perché le persone devono capire che il paganesimo è una cosa seria, non è un gioco. Cioè, beh, il gioco, anche il gioco, anche la sua valenza, il gioco, sì. Nel senso, d'altronde, che... hai mai visto il Papa giocare? No, no, ma è quello che voglio dire io, cioè non è uno scherzo, devono comprendere che il patrimonio ideale che è il paganesimo, il patrimonio del sentire, il patrimonio filosofico è infinitamente più grande di come 16 secoli ha proiettato.
Ma d'altronde, scusa, il paganesimo, essendo la vita, ha un patrimonio che è inestimabile. D'altronde il paganesimo lavora sempre per le persone, lavora sempre per la vita, di conseguenza questo è un patrimonio che, a cui nessuno può rinunciare, a cui nessuno può sfuggire. Solo i monoteisti possono pensare di lavorare per l'amore di Dio e non per l'amore di se stessi. Cioè, d'altronde il loro scopo per i monoteisti è sempre pensare a un Dio, a qualcosa di esterno, e tu devi annientare la tua esistenza sperando di un giorno di incontrare questo Dio che non esiste. Cioè, a loro appartiene questo principio, a noi questo non appartiene. Sai da quante settimane stiamo trasmettendo? Siamo prossimi ai 3 anni. Sono 150 settimane. Tanto per 150 settimane. Beh, dai, ai primi di novembre facciamo i 3 anni della trasmissione. Non ci davano 3 mesi. Beh, l'occasione, tra l'altro, l'occasione della conferenza, essendo il 30 di ottobre, è vicinissima all'anniversario di 3 anni delle trasmissioni, nel senso che sono già 3 anni che appunto trasmettiamo. No, senti, se vuoi diamo il via alle telefonate, ricordiamo il numero telefonico che è 049 700 700 e 049 700 830. Ecco, io vorrei... Sì? Credo che ci sia qualcosa con Franco, però se telefono al 700 777 gli dirà più precisamente. Sì, esatto, invece deve telefonare 700 777. Esatto, o di là comunque in magazzino. Io ho sentito che c'è una cosa anche abbastanza interessante, però gli spiegano meglio di là. Boh, arrivederci, salve. Va bene, no, in effetti credo che ci sia una roba su radiogonomia, radionica, sì, la radionica. Credo che sia conferenza stasera. Io non lo so, cioè, ho sentito questo, però siccome non l'ho trattato specificatamente, non vorrei dare delle indicazioni sbagliate qui in radio, ecco, tutto là. Ecco, allora... Allora... Senti, io volevo partire da un argomento locale, se posso, vicentino, visto che sono molti che a Vicenza si ascoltano. Allora, il giubileo sappiamo già cosa rappresenta dal punto di vista religioso, che rappresenta una falsità, una mostruosità, sappiamo appunto che cosa, a cosa mira e cosa, dove vuole arrivare. Bene, cosa è successo a Vicenza? E nessuno ha protestato. Allora, per il giubileo, per sistemare quel carnevale di Monteberico, pena capitale ai pini di Monteberico, praticamente la Commissione Edilizia Comunale e della Sovrintendenza dei Beni Ambientali ha dato il via al taglio di 15 alberi secolari per far posto ai parcheggi per i fedeli che devono andare a Monteberico. Il costruire questi parcheggi costerà 2 miliardi 670 milioni e i lavori finiranno entro la fine d'anno. E di fronte a un patrimonio che sono 15 alberi pini secolari, pur di far posto a qualche fedele che non ha neanche il problema di, volendo, di sono i mezzi pubblici che arrivano su, pur di dar soldi, di fare qualcosa per Monteberico, si è arrivato al punto di distruggere, per fare il posto a 62 auto, di tagliare alberi secolari che erano sempre lì. E questo è significativo perché sappiamo benissimo, l'abbiamo parlato anche in altre trasmissioni, cosa significa il giubileo come distruzione, parlo ambientale, come distruzione dell'ambiente. E d'altronde questo significa anche una distruzione chiaramente fisica di uno spazio. Il taglio di alberi soltanto per giustificare il numero di parcheggi che possa permettere ai fedeli di andare a Monteberico è una cosa atroce. Ma il giubileo diventa anche pericoloso, l'abbiamo sempre detto, proprio perché rappresenta uno spirito di riconquista cristiano verso il mondo. E difatti, chi si occupa di queste cose sa benissimo dove andremo a parare. E difatti, per il 6 ottobre, è stata una conferenza a una tavola rotonda a Roma, dal titolo significativo Come evitare le guerre di religione. Nel senso che l'IMES è una rivista che si occupa di geopolitica, che ha sempre anticipato i tempi, ha anticipato anche le mappe della spartizione della Jugoslavia che corrispondevano con le nuove diocesi che il Vaticano aveva instaurato, e poi abbiamo visto cosa è successo in Jugoslavia. E probabilmente hanno sentito già l'aria, e loro il 6 ottobre hanno organizzato questa conferenza fra Come evitare le guerre di religione. L'organizzava l'IMES, la rivista di geopolitica, e la Fondazione Giovanni Agnelli,
il che vuol dire che ormai hanno concepito a cosa possono arrivare i cristiani pur di affermare il loro dominio sulla società, sulla cultura. E d'altronde, ma questo qua appartiene sempre alla loro necessità di dominare, di distruggere il mondo. Difatti abbiamo avuto una scoperta recente di archeologia in cui il Cristoforo Colombo, dato negli Stati Uniti, che viene scoperto le Americhe, e spunta una lettera di Colombo, fa: inviato del Signore, il grande navigatore, sono andato nelle Indie in nome della Santa, della Santa Trinità. Ecco. Sì, però un articolo che avevo messo lì anch'io. No, questo, cioè, questa è una lettera appunto di, sì? Di Colombo. Sì, questo non è andato per suo desiderio o per necessità o perché spinto da bisogni, è andato perché la Santa Trinità li faceva utile scoprire un nuovo continente, non per la sua conoscenza, non dire io sono un navigatore, il mio scopo è scoprire qualcosa, è realizzare me stesso e appagare il mio desiderio, perché potrebbe essere un mio desiderio di scoperto, cioè nel senso di dire io vado, scopro, trovo qualcosa, porto qualcosa al mondo, porto qualcosa a me stesso, realizzo un viaggio, fa no, io non conto niente, la mia vita non importa, io vado a scoprire le Americhe in nome della Santa Trinità. Logicamente, quando qualcuno viene mosso da questo desiderio, cioè dire io vado a conoscere un qualcosa, vado a scoprire un qualcosa, non perché voglio scoprire questa cosa, ma in nome di un Dio che è fuori dal mondo e che non esiste, significa che questa cosa la posso anche distruggere. E allora, come nel 1492 Colombo scopre le Americhe e distruggono le popolazioni lì, adesso nel 1999 a Roma distruggono l'orto di Nerone e a Monteberico, a Vicenza, tagliano gli alberi per far posto alle auto. D'altronde lo fanno in nome di Dio, lo fanno in nome della Trinità, lo fanno in nome del Papa. Allora dell'ambiente non ne frega niente, della vita vostra non ne frega niente, che voi vedete le macchine, che voi c'erano 15 alberi, non ne frega niente, perché Dio ha bisogno dei parcheggi. L'articolo di Cristoforo Colombo trovate su Pagina Cultura del Corriere della Sera del 3 ottobre, sì, se volete andare a vederlo. Sì, comunque questa qua è una lettera un po' più cui dice appunto che lui ha fatto questo viaggio per questo. Ma certo che partendo da questo concetto si dice io posso commettere qualsiasi atrocità, posso fare qualsiasi cosa, d'altronde non lo faccio per me ma lo faccio per gloria di Dio e di conseguenza al mondo no, a me non interessa. Ma questa è la logica del monoteismo, non è quello è una logica del paganesimo. Sì, ecco. Difatti io volevo anche bilanciare una cosa del genere. Pronto? Sì? Allora. Mi senti? Cosa direbbe un pagano? Chi non ha mai visto le Amadriadi, le Oreadi, le Naiade, almeno una volta non conosce gli alberi, né i castagni dei boschi, né i tei dei viali delle città, e non sa cosa siano le montagne, quelle che precipitano rocciose tra i pini e quelle dei ghiacci perenni, nei corsi d'acqua, il torrente tormentato dai rovi e dagli scogli e l'ampio fluire del fiume. Nel senso che per comprendere il mondo è necessario. Scusa Francesco, ma c'era una telefonata privata e cercavano libri, per cui. Sì, beh, nessun problema. No, infatti pensavo fosse in diretta. Per questo è fondamentale, cioè nel senso che per noi qualsiasi cosa che sia anche inanimata. Scusa, dimmi. Ti sento pianissimo però, Sì, aspetta un attimo. Pronto? Ecco, mi senti meglio. Bom, perfetto. Allora, due date molto significative, visto che avete accennato il discorso di Lime sulla preparazione al dissolvimento della Jugoslavia, sì, no? Allora, una è il 5 novembre del 90, quando il Congresso degli Stati Uniti approva la legge 101/513 che sancisce la dissoluzione della Jugoslavia. Gli Stati Uniti nel 90 sanciscono l'altra e sono altre due. 25 maggio del 91, quando il buon Papa riceve Tujima in Vaticano, va bene? Sì. E il 25 giugno 91, esattamente un mese dopo, guarda caso, i parlamenti di Slovenia e Croazia proclamano l'indipendenza. Chiudo qua. Grazie. Ciao. 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 Questi dati, ricordiamoceli sempre, cioè, io so che l'operazione è stata molto più sottile, cioè è partita da Medjugorje. Comunque, va avanti Francesco. Sì, ecco, no, nel senso che
noi non è che volevamo fare una cenerentolità, volevamo dire che il Vaticano si è sempre preparato per distruggere qualsiasi situazione che non controllasse. E di fronte alla possibilità di avere più potere è disposto a tutto. Difatti, appunto, come abbiamo detto, noi ci interessava portare l'esempio negativo di Vicenza, dove appunto per fare il parcheggio distruggono l'ambiente, tagliano gli alberi secolari che sono lì da tantissimo tempo perché devono fare i parcheggi. Ma questo noi lo ricollegavamo al discorso monoteista, cioè dire, nel senso che loro non cercano il mondo, non gli interessa il mondo, in quanto loro vengono in nome di Cristo, vengono in nome di Dio, vengono in nome della Trinità. E se uno viene con questi valori, il mondo lo può solo distruggere. Perciò che si possa tagliare gli alberi a Vicenza, a Montebellico, che si possa distruggere a Roma l'orto di Nerone, che si possa distruggere la Jugoslavia, fa sempre parte del piano divino di distruzione del mondo. Che si distruggano le popolazioni africane portando i bambini a mozzare mani, a tagliare teste, è sempre la stessa cosa, cioè non cambia assolutamente niente. Sì, ma se noi vogliamo proseguire su questa strada, è una cosa che è significativa, nel senso, un articolo che è uscito in prima pagina della Repubblica dice fa i ragazzi sicari di Medellin, il rito dei piccoli killer che vanno a pregare la Vergine prima di uccidere. Cioè, questo significa chiaramente dire io non sono responsabile di quello che faccio, lo faccio, ma io credo in Dio, di conseguenza io ammazzo le persone, sì, ma io vado a pregare la Madonna prima, io sono a posto, proprio non sono responsabile. Pregare la Madonna può andare a pregare. Cioè, di conseguenza, questi killer, e qui c'è appunto l'articolo dei Losa, no? Sì. Cioè, dice chiaramente, questi qui vanno a pregare la Madonna prima e dicono tanto io prego la Madonna mi perdona, di conseguenza io sono dentro la comunità, sono cristiano e sono a posto. Ma questo appartiene alla logica perversa del monoteismo. Sì, parla. Dimmi. Niente, vorrei intervenire un attimo, posso dire qualcosa? Sì. Ecco, io sono, diciamo, abbastanza d'accordo con la critica che voi fate alla Chiesa. Sentiamo male, però.